Dalla decontaminazione dell'atmosfera e dei suoi mari avvelenati, al rinverdimento della terra con banchi di semi criopreservati, al ripopolamento della fauna terrestre. E poi, quando tutto sarà pronto, che una nuova generazione di umani, generata nei centri culla in tutto il mondo, condividerà Apollo, il vasto archivio di conoscenza umana e conquiste culturali da cui impareranno sul nostro mondo. Ma ben più importante, come non ripetere i nostri errori. Non è un sogno impossibile. Possiamo raggiungerlo se ci daremo da fare e non ci fermeremo di fronte a nulla. La fine della vita è inevitabile. Ma se aiuterai me e Gaia, possiamo darle un futuro. Uniamoci e rendiamo questo futuro una realtà. La Terra è stata distrutta e ricostruita. Sì, da una macchina. Una macchina di creazione. È stata Elizabeth. Per la vita, per noi. Ma perché Ade allora? Se faceva parte di Gaia, perché è finito nei rottami di un robot di Faro? Perché vuole uccidermi? L'energia è saltata. C'è un altro modo. L'ho già fatto prima. Mi serve solo il focus. Ok, è di qua. Tempo hanno un po' di cura. Siamo. Un'altra interfaccia. Devo trovare la giusta configurazione. Manca una parte. Forse c'è un deposito qui vicino. Ehi, sono stufa dell'incompetenza di Brett, ok? È riuscita a installare il nodo dell'emettitore H al contrario. È tutto invertito. Non mi pagano per risolvere i casini di Brett. Se volete sistemarlo, mandate lui a prendere un nuovo emettitore, non me. Passo e chiudo. Lo facciamo su sinistra. Sopra sinistra. Sotto. E destra. Ma porco. Fatto. Dovrei controllare la porta vicina. Ok. Trovato. Sembra intatto. Ok, ora riandiamo di qua. Dovrebbe funzionare. Ora devo aprire quella porta. Dovrebbe essere. Qua c'è sotto questo. Girato al contrario, dovrebbe essere sinistra. Sinistra sopra. Destra. Fatto. Ora la porta avrà energia. Ora vediamo che cosa nasconde. Ok, ci sono. Oh cazzo. L'eclissi.
Sono qui. Evita il contatto. Le linee sembrano a posto. Gaia, è di sopra. Primo piano. Ci arrivi. Evitare il contatto, come no. Lo uccidono, Gaia. Qua sotto non troveremo altro. Ah, ma sono pure questo. Mi do una minchia però. Forse no. Ma come? Preparati. No. No, 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 no. Prova. Suggerisce il nome, sarà la funzione subordinata usata da Gaia per creare valanghe e valanghe di robot. La tua borsa personale? Mi servirà per il viaggio. Un po' più complesso. Devo salire sopra. Scusate ragazzi se non... Cazzo, mi sa di ancora i gnissi per tutto. Ti do il benvenuto in Apollo, la memoria collettiva del genere umano e la funzione. Cazzo ne sono. Non sono qui. Oh.
Centri culla. Elizabeth aveva detto che una nuova generazione di umani sarebbe stata generata in posti simili. Esatto. Quindi la montagna della madre è una di essi. C'è un solo modo per esserne certi. La porta non si apre. Sembra a causa di un certo registro alfa danneggiato. Qualcosa che è stato rimosso. Potrebbe tornare utile la morfologia degli antilopini. Ma le forme dei caprini mostrano una capacità di carico superiore. Impari in fretta, Gaia. Dottoressa Sobek, dopo aver condotto un'analisi comparata della morfologia dei mammiferi, ho raccolto dati esaustivi sull'evento di estinzione del quaternario. No, questo lo dico un minuto. Ed ok. Che devo ispezionare questo. Il file principale del registro alfa. Intatto? Sì, non vedo alcun danno. E allora cosa aspetti? Copia il file. Con questo posso ripristinare il registro alla porta nella madre. Aprirla ed entrare. E svelare i suoi segreti. Dove sono nata? Forse... forse chi mi ha dato alla luce? Chi? Sei davvero così sciocca? Non ci sarà nessun chi ad aspettarti. Sei stata messa al mondo da un cosa, non da un chi. Bastardo. No, io sono normale. Sei tu, Aloy, a essere nata da una macchina. Ma che genere di macchina e perché? Perché sei stata creata? Eclissi. Ora esci di lì. La tua scoperta è troppo preziosa. Tu sei troppo preziosa. Pazzo. Sono scoperto. Ancora viva. Bene. Ho in mente una morte più consona per te, bambina. Ma... per tutta la vita ho sempre avuto una sola certezza profetica. Essere destinato alla gloria come grande campione del sole. Quando Girano è morto e quando Meridiana è caduta, non ho mai avuto dubbi. Finché non sei giunta tu. Quando ho saputo che eri viva, un
dubbio si è radicato in me. Come il sole sorge e tramonta ogni giorno, coloro che devo uccidere muoiono. Eppure ho fallito. Come? Perché? Per ogni scavo che attaccavi, ogni soldato leale che uccidevi, il mio tormento cresceva. Mentre ti puntavo la lama alla gola, non facevo che pensare. Un colpo, un semplice movimento della lama, e ti saresti dissanguata. La mia mano è pratica di massacri. Perché esitare? Perché fallire il mio destino? Vedi la cicatrice sulla tua guancia? Non hai fatto in tempo. Sì, mi ricordo. Niente male per essere un selvaggio. Si chiamava Rost ed era un uomo migliore di quanto tu potrai mai essere. L'uomo migliore è quello che non finisce con le interiora sparse per terra. No, non è stato lui. Avrei potuto finirti prima che mi attaccasse, ma non l'ho fatto. Questo fallimento mi ha stravolto la mente. Mi perseguita. È stato quando ti ho catturato lì, in quel luogo, che ho finalmente intravisto il disegno che il sole aveva tracciato nel corso degli eventi. Tu dovevi sopravvivere quel giorno sulla montagna. Dovevi interferire negli scavi e uccidere i miei uomini. Al contrario, era mio compito catturarti. Qui. Così che tu morissi come offerta sacrificale al sole. Esattamente e prestabilito. Tu sia un idiota. Un idiota pericoloso. Ma sempre un idiota. Tutti questi discorsi su fato e destino. Di certo Ade parla la tua stessa lingua, eh? Ti sta solo ingannando. Ade è una macchina antica, non il mito dell'ombra sepolta dei Karja. Non gli importa di Meridiana. Vuole uccidere tutto e tutti. E tu sei solo uno schiavo devoto. Io non servo l'ombra sepolta, ma il sole all'ombra. Due metà della natura in un'unica causa. Ombra al sole, buio alla luce. Davvero non ti rendi conto di quanto questo sia ridicolo? Sei passato da servire un re sole pazzo e omicida a una macchina pazza e omicida. Non fai altro che andare indietro. Ricorderò le tue parole quando vedrò bruciare il tuo corpo o i tuoi resti. Ancora non cogli il punto. Così come ho sconfitto te, ho vinto anche i miei dubbi. E dalla certezza della fede deriva una forza inarrestabile. Allora apri questa gabbia e metti alla prova la tua fede. Vedremo se andrà come credi tu. Il cerchio si è chiuso. Ogni elemento è al suo posto, esattamente dove deve stare. La bestia errante ora in gabbia servirà il suo vero scopo, come animale sacrificale. Ah, a proposito di sacrificio, quasi dimenticavo. Quando hai distrutto la rete dell'eclissi, ho trasmesso un messaggio a Est per radunare le forze e organizzare un'invasione della Terra Sacra. Ho ordinato di uccidere ogni Nora. Speravo di trovarti lì, ma alla fine avremmo potuto evitare la fatica. I Nora non hanno a che fare con questo. Lasciali in pace. Presto non avranno più a che fare con nulla. Poco, ma sicuro. In ogni caso, non potrei revocare l'ordine neanche se volessi. Grazie alla tua distruzione della rete, la comunicazione a distanza è impossibile. Non hai condannato solo te stessa, ma una riesci a scorgere il giudizio rovente del sole in questi eventi?
Il tuo focus. Un dispositivo potente, non trovi? Eppure, così fragile. Hai visto? Stavolta non ho minimamente esitato. La lama si è mossa da sola. Fedeli Cargia, gioite! I nostri anni nell'ombra sono finiti! Una nuova alba sorge all'orizzonte. Un nuovo giorno avrà presto inizio. E quando sarà, il falso Re Sole sarà morto. E la Sacra Meridiana sarà di nuovo nostra! Per questo motivo, io sono diventato uno strumento della profezia. I due volti della natura insieme per una sola causa. Ombra e sole, luce e oscurità, notte e giorno. Guardate! Restate seduti! Non vedete la prova della benedizione del sole coi vostri occhi? Se non fossero state benedette dal sole, come mai potrebbero queste ombre vagare alla luce del giorno e unirsi alla nostra causa? Molti anni fa, per consacrare questo anello, il radiante Xian ordinò che gli infedeli venissero schiacciati sotto gli zoccoli di un colosso. Il colosso è molto potente agli occhi del sole, ma lo è ancor di più se infuso del potere dell'ombra. E ora lei, che ha tramato contro di noi, sarà la prima a morire! Che sia solo la prima di una lunga serie! Sconfiggere quella cosa senza me. Ebbene, e ragazzi, sì. E non esiste modo di uscire dal cerchio. Noi vorremmo. Potrei usare la sua forza contro di lui. Poi andremo a fare questa parte. Prossimo episodio, ragazzi. Bella.